Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gueltaleale, eccoci qui di nuovo con MotoGP 15. Allora, andiamo alla prossima gara, siamo in Malesia, a Sepang. Lasciamo sempre le solite difficoltà perché l'ultima gara è stata abbastanza combattuta, siamo arrivati sesti, quindi ci poteva anche stare. Come detto, ormai il campionato a livello di punti è quello lì, anzi, per poco Kent non l'ha già vinto matematicamente perché noi siamo, vabbè, fuori dai giochi, però il secondo era forse a una quarantina di punti, non lo so, in realtà non ci ho fatto caso. Vabbè, comunque ci sono 50 punti in palio per queste ultime due gare, quindi Kent ha praticamente vinto questo campionato di Moto3, noi siamo lì, dai. Abbiamo comunque combattuto abbastanza dignitosamente, calcolando che dobbiamo fare ancora un po' di pratica, sia con le difficoltà che con quant'altro, la moto, eccetera, eccetera. Per la Moto2 abbiamo provato a suscitare interesse in uno dei team che sembra abbastanza sportiveggiante, quindi vedremo. Un team ufficiale, perché per quanto riguarda i team privati mi sa che non ce la Buongiorno, facciamo buongiorno dalla Malesia. economicamente. Malesia è pure pioggia, porca mignotta. Va bene, nel caso se abbiamo difficoltà con traction control lo andiamo a modificare in game. Senta, allora io andrei a ricontrollare sempre questa cosa. Ma aspettate un attimo, scusate, una moto se vabbè. No, perché qualcuno mi aveva detto la moto scende in piega troppo velocemente. No, troppo lentamente. Di mettere il setting passato utilizzato nell'ultima gara, però non lo trovo, non lo so. Esattamente sull'assetto della moto. Ah, ripristina predefiniti. Vabbè, le marce. Ma anche qui direi di fare come mi avete consigliato voi, quindi facciamo così, anche perché l'ultima gara non è andata male dal punto di vista delle marce, quindi ci può stare. L'ultima la lascio così, il rapporto finale, perché non vorrei andare troppo per le lunghe. Buttiamoci in pista. Facciamoci questa qualifica, non so se uno o due giri, ora vediamo in base alle cagate che facciamo nel primo giro e ci regoliamo anche con il traction control, perché sulla pioggia è veramente un po' complicata la situation. Vediamo se riusciamo a gestire la buzzicona qui di moto con il nostro Pino. Mi dispiace non poter fare tutte e tre le annate con moto private, però diciamo, vabbè, il gioco è noi perché vogliamo farci un solo campionato in Moto3, uno solo in Moto2 per arrivare subito in MotoGP, perché poi naturalmente potevamo fare il primo anno in Moto3, come abbiamo fatto adesso, poi continuare sempre in Moto3, magari con una moto più competitiva o comunque accumulando maggiori crediti, cosa che sarebbe stata possibile, magari adesso con questi che abbiamo accumulato, comprare magari la Honda, rifarci il campionato di Moto3 e guadagnare tutti i soldi che possiamo riuscire a guadagnare magari con una Honda che è quella prestazionalmente migliore. Quindi se poi si vincono parecchie gare, i crediti che si fanno sono parecchi, oppure continuare con questa e accumulare comunque crediti per un'altra stagione in Moto3 per poi sbarcare con team privato in Moto2. Però a questo punto io direi di fare un solo campionato in Moto3, stessa cosa per Moto2, magari con un team ufficiale, come detto, e poi cercare di fare un team privato in MotoGP. Magari in MotoGP possiamo anche farci più di una stagione, poi vediamo. Perché non ci abbiamo messo tantissimo a finire il primo campionato di Moto3? Lo sto facendo un po' più costantemente, sto MotoGP, per quanto, come detto, in questo periodo le tempistiche siano quelle che sono. Occhio. Sì, le mie traiettorie abusive non mi aiutano sul bagnato, perché troppo spesso vado sul cordolo e già normalmente si scivola sul cordolo se siamo sul bagnato, come il ghiaccio. Attenzione. Non lo so, io opterei quasi per un altro giro, vedete? Perché avevamo, ci manca ancora un'ultima curva, ma avevamo un bel distacco. Siccome vorrei provare a battagliare un po' con i primi, per quanto possa essere possibile. Però Pino vorrebbe lasciare questa Moto3 con dignità, cercando di fare più punti possibile. Quindi vabbè, alla fine più un decimo ci ha segnato, eh. Vediamo
riusciamo a migliorare un pochino. Questi cambi di direzione un po' complicatucci. Pensavo peggio, vabbè che comunque gli altri ancora non scendono tutti in pista, siamo pochini perché sono i primi minuti di qualifica, quindi però ci proviamo con un paio di giri. Occhio. Di mantenere un po' la corda della curva, ma senza andare sul cordolo, almeno non prima, perché qui magari un po' sul cordolo possiamo anche andare. Ok, non ci siamo andati, ma ci era permesso. Per quanto qui a Sebang, quei due cordoli si possono prendere con aggressività anche se sono un po' altini. In Formula 1 li prendiamo sempre a curvone, qui forse è un po' più complicato. Alcune parti di questo tracciato sono starelle, come questa curva. E la prossima a destra, quella che dà sul rettilineo parallelo a quello dei box. Questo curvone con poi la chiusura che rende il tutto un po' complicato, anche appunto. Ok, calla, è morto Pino. Porca puttana, abbiamo accelerato troppo e con traction control su medio, su bagnato, è un po' difficilotta da mantenere la moto. Vabbè, abbiamo fatto un po' una cagata, però ci può stare. Perché avevo sbagliato in realtà ad entrare in curva, quindi mi ero ritrovato dover accelerare con la cazzo di moto troppo in piega. È successo un macello. Vabbè, vediamo se abbiamo guadagnato un pochino rispetto al nostro giro precedente oppure no. Bene, amato cazzo, abbiamo fatto bene all'inizio, poi ci siamo impantanati alla fine, sti cazzi, andiamo in gara. L'errore nel finale ci ha pregiudicato la qualifica, siamo quinti. Dov'è Kent? Scusate. Kent dice sti cazzi, tanto io basta che faccio mezzo punto, ho vinto il campionato. Non lo vedo. Partirà dalla pole position. Non lo so. Ah, è primo, il cazzo, non l'avevo letto io. Figlio di mula. Stavo leggendo il primo nome pensando di trovare Kent, giustamente sta. Vabbè. Maledetto Kent. Non si arrende, eh? Non si arrende, vabbè. Noi ci proveremo. Poi c'è Valencia con i test che noi non faremo, perché tanto andiamo in moto 2. Si spera che andremo in moto 2, eh. Vediamo le offerte che ci arriveranno. Diamo anche un... no, in realtà non possiamo dare un'occhiata ai team privati, perché se non sbaglio, per vedere il costo delle moto devi già attivare la cosa del team privato. Dopo che hai preso lo sponsor vedi che moto puoi acquistare, quindi non so se così buongiorno, è fattibile. Buongiorno. Attenzione perché è asciutto, quindi va bene. Scendiamo in pista con cattive aria e cazzutaggine. E vediamo se riusciamo dalla seconda fila il nostro pilotino. Guardala come va. Con cattiveria. Se riusciamo a fare qualcosa di buono. Non lo so in realtà, perché quando siamo nel gruppone succede sempre un macello, quindi battaglia poi tra spallate, testate. Calla. Che questi ti si mettono sotto la ruota, puttana troia. Guarda questo. Vattene. Fa quella attenzione. Mi scusi. Buono. C'era l'altro col pigiamino che mi si era insinuato in modo aggressivo sotto la ruota. Quindi occhio. Dove cazzo andiamo? Attenzione, è finita la pista. Prendi il cordolo di finezza. Scusate, un attimo esagerato. Attenzione alla staccata. Questi si insinuano perché? Perché tanto sanno che se c'è uno all'esterno si appoggiano e sti cazzi. Allora facciamo lo stesso pure noi, no? Sti cazzi, mi appoggio. Un appoggino anche a lei. Scusate, lo fanno loro, lo faccio pure io, che cazzo. Con sportiveggiazza, il nostro Pino è giovane, è piccolino, però si fa valere. I Buzzi, questo gliel'ha insegnato Buzzi, è il gioco di spalla. Questo è mestiere, è mestiere.
Buzzi gli ha insegnato qualche trucchetto a questo Pino. Poi Pino naturalmente si è un po' così allenato vedendo come si comportano gli altri piloti. Ha detto: ah, ma allora il gioco di spalla è consentito. E vai allora, con cattiva aria. Un po' prima la moto, perché mi si stava si rischiava di derapare. Ora attenzione qui, che come detto è la curva un po' più bastarda del tracciato, quindi dobbiamo mantenerci larghi per poi restringere qua. Ma il fatto che io stringo troppo, quindi poi mi ritrovo a dover accelerare quando sono in piega, e questo mi fa perdere a parte un fottio di tempo, ma anche accelerazione. Il problema è che, guarda, questi come si tampinano. Noi cerchiamo di metterci in scia un po', va. Guarda la spalla, spalla. Vedi questo Pino, come fa a non insegnare a Buzzi, come fa a non insegnare a Pino il gioco di spalla? Se guarda quelli, con comodo, eh. Se volete accostate, trombate, sti cazzi, no? Guarda questo che fa, mi spinge. Sti cazzi. Scusate. Ok, forse un po' troppo. Vabbè, ma Pino c'ha il fisico. Non è colpa mia, ha visto il gioco di spalla, scusate, ma cazzo di Pino è giovane, bisogna fargli fare le ossa. Così se fa proprio di cattiveria le ossa. Guarda quello col pigiamino, il mortacci sua. Sti cazzo di puffi vanno forte, tra questo e Kent. Secondo me è il pigiamino che comunque. Attenzione, attenzione. Un pochino mi appoggio. Tanto adesso lei si appoggia a me, lo so. Strano, eh. C'è da dire anche che abbiamo attivato il consumo gomme. Occhio a puttana troia, me ne sono accorto dopo perché stavo vedendo le gomme, stavo parlando del consumo gomme, quindi sono andato a vedere a che punto eravamo e non ho visto il cordolo. Vi dicevo, abbiamo anche attivato il consumo gomme, che alla fine un po' si fa sentire nell'arco della gara. Non so in realtà, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, se subiscano e sentano il degrado gomme. Non bisognerebbe guardare in realtà i tempi sul giro, anche se non facendo tanti giri non è che si possa, e vaffanculo, si possa fare un gran confronto. Però il problema di questa curva è che si dovrebbe frenare ma allargare la traiettoria. Però non è facile gestire con l'analogico su e giù. Vediamo, stavolta abbiamo fatto un po' meglio rispetto a prima. Attenzione al puffo che si sta insinuando. Noi freniamo un po' prima. Un po' prima. Cerchiamo di tenere la corda, nel caso ci appoggiamo all'uomo puffo qua. Ha preso il cordolo, ma va bomba, va bomba. Va bene, Kent ormai se ne va. Noi stiamo lottando per la sesta posizione. Guarda quello, dove cazzo va? Guarda quest'Artri, ma che cazzo è? Ma com'è che questi frenano come se non ci fosse un domani? Ma scusate, ma non eravamo noi quelli. Scusi, eh. Guarda che figlio di troia, il puffo. Noi ci siamo insinuati, eravamo vagamente all'interno, interno esterno, diciamo, interno traiettoria da panico, mi scusi, eh. Cerco di non appoggiarmi troppo, però è lei che con sta cosa da puffo proprio mi provoca. Guarda quest'altro, questo arriva così, do cazzo vai. Ci sua. Attenzione, abbiamo perso il contatto col puffo. Perché ci si è buttato a bomba sto figlio di mignotta. Scusi, devo andare alla ricerca dell'uomo puff. Ma il destra e sinistra, porca puttana, anche se andiamo a cambiare l'assetto col cazzo che è migliore, eh. Che bisogna trovare le tempistiche perfette. Attenzione al cordolo. Attenzione a rientrare. Abbiamo. No, niente, non ce la faremo mai più proprio. È lì che potevamo guadagnare un pochino, ma una volta che siamo andati lunghi lì qua possiamo staccare. No, ma che cazzo è? Comunque
Comunque, forse il fatto del... perché se vi ricordavate io dall'analogico avevo tolto il peso, però va utilizzato perché come vedete io mi ritrovo a gestire la moto, a parte quest'altro figlio di puttana che mi ha spinto Antonelli, mannaggia la puttana di Eva. Scusate, scusate, no Antonelli, tu non ti salvi, te lo dico in amicizia, anzi, in inimicizia, te ne affanculo. No, che forse non era lui, era Bastianini. Bastianini, eri tu? Sì, eri più blu. Attaccato al cazzo. Con cattiveria. Sì, lo so, è leggermente un po' di scorrettezza. Però è stato figlio di Troia, scusate, loro arrivano di punta. Cos'è? Avevano attentato alla vita di pilotino. Allora, diciamo, questo GP non è stato proprio correttissimo, se dobbiamo. Poi sta cazzo di moto è fatta di marzapane. Ma che cazzo è? Non si può più frenare. Non ho capito perché non si riesce più a staccare senza cadere. Avanti. Guarda che figli di Troia. E poi uno si incazza. Ma scusate, ma questi ci mettono della cattiveria nello spingerti avanti. Che fa? Sfrutta la scia? Gli ha fatto il dito medio, secondo me, Pino, eh. E ha fatto bene. Ok, diciamo che questa è una gara un po' così, forse da dimenticare. Per quanto Vittorio, abbiamo protagonista. raggiunto un ottavo posto, abbastanza imbarazzante, però abbiamo fatto un po' troppo a spallate, dai. È stata un po' una gara così, non proprio correttissima. Kent ci ha detto che ha vinto il mondiale. Noi abbiamo accumulato 178.000 crediti. Che non ci facciamo una beniamata sega. Non ci compriamo neanche la Pec Perego per la prossima stagione. Quindi direi di andare a un team ufficiale. Se magari qualcuno ci accetta, non lo so. Vi prendete Pino per favore. Vogliamo andare in Moto2. Ora ci manca ancora il GP di Valencia. Che vedremo nel prossimo episodio. A meno che qua non ci dica qualcosa. Non lo so. Adesso andiamo a vedere. Solo Buzzi era riuscito a fare tre campionati in un'annata, Moto3, Moto2 e Moto1, sbaglio? Secondo me era giusto, un'annata era capitato così. Pilotino vuole lasciare Buzzi Gona, ma... Dirigenti di Speed Up Racing. Ma vediamo se magari ci accettano. Io intanto skippo verso Valencia, così vediamo se ci arriva qualche mail da Speed Up là. Non lo so, io ci proverei, eh. Meglio un team ufficiale perché a moneta stiamo messi proprio male per Pino, eh. Si guadagna bene se si va forte. Siccome noi non andiamo propriamente forte, abbiamo avuto qualche problema. Ciao Pino! La prossima che correrai sarà l'ultima gara della stagione. Ricordati che le offerte che riceverai dopo di essa saranno da parte dei team interessati a farti correre l'anno prossimo. Vedete, stavolta ce l'hanno avvisato. Negli scorsi MotoGP sto cazzo ti arrivava l'offerta, tra l'altro 3 o 4 GP prima della fine, quindi tu dici che cazzo ne so. E ti cambiavano in corsa perché uno magari rifiutava e rimaneva nel team. Questa volta ce l'hanno detto e ci arriva dopo la fine del campionato, come è giusto che sia. Va bene, noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento. Ragazzi, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. E ci vediamo al prossimo appuntamento con il nostro Pino qui a Valencia. Un saluto a tutti da Quel Taleale.